Allora abbiamo qui un esponente storico della costruzione del carro, anche perché è testimone oculare di ogni anno che assiste sempre al montaggio e si preoccupa anche della supervisione durante la notte perché non accadano incidenti. È il signor Pasquale Cosato che ci dirà qualcosa così estemporanea sulla realizzazione dell'assemblaggio del carro. Sì, giusto quello che dice l'ingegnere, questo è il nostro simbolo di Fontana Rosa, l'obelisco di paglia, che si monta e si viene trasportato ogni anno il 14 agosto di pomeriggio alle ore 18. Come è fatto questo obelisco? Se nota bene, sotto c'è un carretto, da noi chiamato carrettone per le sue dimensioni mastodontiche. Poi vengono applicate dei pali di castagno piano per piano fino all'altezza di circa 30 metri. Dopo fatto tutta questa operazione, il lavoro più grezzo di travatura, si comincia il lavoro del montaggio della paglia. La paglia tutta realizzata dal grano locale, ma che dura anni questo lavoro, perché vengono rintrecciati, fatti i bastoni, fatto le tele, è un lavoraggio, però dopo il lutto è veramente un'opera d'arte. Come vengono fatti? Il primo piano è di circa 7 metri, poi viene il secondo, man mano comincia a diventare 5, poi 4, man mano fino a scala che arriva sopra, e sopra viene innalzata la Madonna dell'Assunta, che si venera il 15 agosto. I piani vengono distinti così: sopra le ruote viene il manto di grano, che ogni anno viene fatto, poi vengono delle basi, dei colonnati e dei capitelli. Il primo piano viene abbellito dal simbolo di Fontana Rosa, la fontana con le rose, e man mano sale, fino che arriva alla cima dove c'è la cuglia, che dove sta la Madonna della Misericordia. Il tutto questo lavoro viene retto da 32 funi, con tutti i giovani che le reggono, perché questo cammina e viene trainato da 4 buoi e parte da questo posto fino al centro del paese, con una funzione bellissima, tra clamori, suoni e canti, e arriva in paese. Venite tutte, vi aspettiamo con tanta gioia. Dicevo prima, questo è il manto che copre le ruote, davanti c'è il timone dove vengono attaccati i buoi, poi man mano c'è il simbolo della fontana che accennavamo prima, poi c'è l'angelo e le varie capitelli con delle cuglie che salgono sopra, e notate soprattutto c'è la statua della Madonna della Misericordia e le 32 funi che reggono tutto il carro. A questo punto parte e va al centro del paese.
quest'anno il carro, il carrettone è stato rifatto, sono state rifatte le ruote a seguito della caduta che c'è stata. Quindi ecco che ci troviamo di fronte a questa realizzazione molto importante per i fontanarosani e anche per gli acquisiti, visto che io sono un acquisito. E quindi, come già abbiamo detto, questo tiraggio del carro avverrà il 14 agosto e sarà un evento eccezionale, dal momento che l'anno scorso c'è stata la caduta del carro, come è ben noto a tutti, e ha avuto un effetto mediatico addirittura internazionale.